La FIDAE con le scuole per un altro anno insieme. Hashtag vogliamo fare scuola. Fase 2. Ripartiamo in sicurezza facendo squadra e insieme individueremo soluzioni rapide. Consiglio nazionale FIDAE a Palermo ha tracciato le linee programmatiche per l'anno 2020-2021. Tante novità o continuità. Una nuova veste editoriale per Docete, che fra pochi giorni arriverà nelle vostre scuole. Poi, importante, l'avvio della fase 2 della campagna Vogliamo fare scuola, con una ricca opportunità formativa che accompagnerà anche in quest'anno le scuole che oggi abbiamo il piacere di presentare i mercoledì della FIDAE, che prevedono incontri formativi ed informativi, a partire dai percorsi di educazione civica per le scuole cattoliche, sicurezza anti-Covid-19, la valutazione formativa, la didattica in presenza, mista, a distanza e tante altre opportunità che sosterranno i nostri docenti nel cammino di quest'anno scolastico. Visibilmente connessi, guardiamo al presente, che certamente non è facile e a volte anche incerto, ma con Papa Francesco ripetiamo: se camminiamo insieme potremmo frequentare il futuro per alimentare l'entusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. D'altra parte, gratuitamente abbiamo ricevuto la missione educativa e gratuitamente confermiamo la nostra disponibilità a rispondere a tale chiamata, tesa a vedere nella scuola un bene comune che guida le nuove generazioni a vivere nella società senza paure. Buona scuola a tutti! La FIDAE, compagna di viaggio in questo nuovo anno scolastico con i mercoledì della formazione. Vogliamo fare scuola, fase 2. Forse questa è una fase ancora più impegnativa, in un momento di incertezza e precarietà. Ma noi con fiducia e speranza continuiamo il percorso intrapreso come FIDAE. La tabella di marcia è stata indicata dalla nostra presidente. In sicurezza, come squadra, affrontiamo le situazioni, individuando soluzioni rapide. Ecco il cammino che proporremo alle nostre scuole. Accompagnamento sulla fase documentale riguardante le norme anti-Covid per lavorare in sicurezza. La formazione dei docenti in senso lato, ma in particolar modo sulla prassi della didattica a distanza, in presenza e mista. E infine i percorsi di educazione civica che le scuole stanno già mettendo in atto e sulle quali è bene confrontarci. Con ottimismo proseguiamo perché vogliamo fare scuola, facciamo scuola, faremo scuola. Pertanto a tutti buona fase 2. Formazione anti-Covid-19, didattica, valutazione e percorsi di educazione civica, individuando lo specifico della scuola cattolica. La FIDAE offre alle scuole l'opportunità di partecipare a workshop online e interattivi per la progettazione e il monitoraggio degli itinerari di educazione civica, richiesti a ogni ordine e grado di scuola. Grazie a una serie di appuntamenti saranno offerti input e strumenti di lavoro. Sarà possibile confrontarsi sulle iniziative già in atto nelle scuole e condividere le buone pratiche dell'educazione civica. Un nuovo anno, una nuova veste editoriale di Docete. L'impegno della redazione di Docete continua con il medesimo entusiasmo anche per questo nuovo anno scolastico, con l'intento, come sempre, di accendere i riflettori su problemi ed opportunità legati al mondo scolastico ed offrire spunti di riflessione a docenti e famiglie e strumenti di lavoro alle scuole associate. La principale novità di quest'anno riguarda la grafica
che diventa a colori, un modo per valorizzare meglio i contenuti e guidare i lettori tra le varie sezioni della rivista. Continueremo ad affrontare i temi di attualità, approfondendo le principali questioni al centro del dibattito scolastico e daremo spazio ad autorevoli voci che si alterneranno nella rubrica riservata all'opinione. Non mancheranno poi incontri con esperti di educazione e istruzione, mentre attraverso le nostre rubriche continueremo ad offrire approfondimenti di natura psicologica e giuridica e suggerimenti per le letture e la visione dei film, ma anche a raccontare storie, storie di speranza, di amore per la scuola, per l'insegnamento, storie curiose o particolari, storie ricche di umanità, di passione per l'educazione. Non trascureremo comunque di porre l'attenzione sulle difficoltà che la scuola sta affrontando in questo periodo a causa della pandemia, ma lo faremo con lo stile che ci appartiene, teso a portare un contributo in termini di soluzioni, di divulgazioni e di buone pratiche. Buona scuola a tutti!